dobbiamo difendere quello che ci resta, i nostri paesi, i nostri comuni, che sono stati ridotti e sono ridotti nella miseria e nello spopolamento. E dobbiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare per il bene comune, senza secondi fini, senza fare propaganda, e dobbiamo rimettere i comuni, quindi i territori e i cittadini, al centro dell'Europa. Dobbiamo diminuire questo autoritarismo che ci porta alle guerre, che ci porta alle divisioni e far capire che i nostri comuni, i nostri territori sono l'unica speranza che abbiamo e anche l'unica ricchezza che abbiamo. Diamoli il fotovoltaico per venderla questa energia rinnovabile, non per far arricchire 4, 5, 20, 1000 aziende. Diamola ai nostri territori. Prendiamo le risorse dal PNRR, diamogli le competenze ai nostri comuni, cioè l'aiuto delle università pubbliche che aiutino gratuitamente i comuni a progettare senza chiedere favori, senza perdere i pochi soldi che abbiamo e difendiamoci. E con i mafiosi dobbiamo chiudere i conti definitivamente. Due provvedimenti faremo insieme a voi, li imporremo all'Europa e ce ne assumeremo la responsabilità. Togliere i diritti politici ai mafiosi e ai loro parenti e affini di primo e secondo grado se non si arrendono e come vedete interveniamo sul voto di scambio in maniera seria, senza propaganda, impedire l'accesso al mondo del lavoro ai mafiosi che non collaborano e ai loro parenti e affini di primo e secondo grado, impedirgli di accedere alla Camera di Commercio, di avere una partita IVA, di lavorare a meno che si arrendono oppure i parenti e gli affini dimostrano di non dargli più nessun supporto a queste persone. E cambiamo il mondo e la civiltà. Che idea si è fatto della politica pugliese alla luce degli scandali giudiziari degli ultimi tempi? Che dobbiamo cercare di sciogliere le cosche mafiose e non i comuni infiltrati dalle cosche mafiose. Questo è un concetto semplice, senza fare sciacallaggio, senza fare propaganda. Dobbiamo impedire l'esistenza ai criminali, li dobbiamo perseguitare, discriminare seriamente, non discriminare la povera gente, non discriminare chi ha un orientamento sessuale o un colore della pelle. Questa è la differenza. No, io ripeto, mi sembra strano che ci siamo abituati ad accettare un sistema di sicurezza che scioglie i comuni per le infiltrazioni delle cosche e non si pone il quesito, ma c'è qualcosa che non va se non riusciamo a sciogliere le cosche. Ecco, questo non solo se lo devono porre come problema, ma dal mio punto di vista è da chiederne le dimissioni.